Marino Sossi, candidato sindaco di sinistra per Trieste, vede nell'eterna questione degli appalti comunali al ribasso un terreno di lotta in vista delle elezioni, ma anche oltre i risultati del 5 giugno. Che non è possibile che un ente pubblico, che quindi deve garantire i propri cittadini, no? Sia faccia degli appalti in cui una parte dei lavoratori, oltre ad essere ogni 5 anni, no, assoggettati a passaggi di gestione, ecco, siano anche alla fine, no, mandati a casa. Ecco, questo per noi è irricevibile. Secondo Sossi, che cita l'esempio dei centri estivi che verranno gestiti ora da una cooperativa di Busto Arsizio, per cominciare a risolvere il problema bisognerebbe introdurre un criterio che non deve suonare campanilistico, quello della territorialità. Il concetto di territorialità e di difesa in qualche modo del territorio e dell'economia locale è un punto, penso, di merito di qualsiasi amministrazione. Io vorrei chiamare il comune di Busto Arsizio e chiedere quante cooperative di Trieste lavorano, no? Lavorano in quel comune. Alla base resta comunque un discorso sul lavoro e qui Sossi spara una bordata non da poco contro il Partito Democratico. C'è una reticenza abbastanza comprensibile da parte del Partito Democratico, perché sul problema lavoro penso abbiano lavorato duramente per cancellare decennali di diritti che erano costati anni e anni di lotte e di sacrifici da parte delle generazioni passate. Quindi spero ci sia un po' no, di vergogna, ecco, no, a non trattarle. Un esempio infine di come la considerazione nei confronti di chi lavora sia precipitata, secondo Sossi a livelli preoccupanti, è quello delle pensioni. Dover dire dal presidente Boeri che la classe del 1980 andare in pensione a 75 anni, penso, non sia un fatto accettabile.